quindi. Ma io voglio sapere una cosa da te, di cui sono stato testimone. Ai 70 anni del compleanno di Luciano Rispoli, in un albergo di Roma, venne il presidente Silvio Berlusconi e mi capitò di interloquire, fu un privilegio incredibile, nel senso è un narratore, è stato un narratore. Era un narratore. Chiaramente gli ho fatto tante domande legate alla televisione e tra i nomi della RAI mi ha citato il tuo. Poi ho saputo negli anni, ma dimmi la verità perché non vorrei dire una sciocchezza, che il presidente Berlusconi ha provato a portarti nelle sue aziende quando era un editore televisivo. È una sciocchezza? È una balla? È la verità? È un po' diverso, nel senso che io l'ho conosciuto quando eravamo giovani entrambi e c'è stata una bella amicizia, che è stata solo un'amicizia. Erano gli anni. Perché ci tieni a precisarlo? No, perché magari qualcuno poi ci ricama. Io non ci ho sopra. Proprio pensato. E lui allora si era lasciato con la moglie e stava per sposarsi con Veronica Lario. Quindi proprio. Ha conosciuto Veronica Lario. Infatti mi dissero alcune persone che lavoravano con lui: ma se tu magari continui a frequentarlo, poi vedi, potevi essere tu al posto di Veronica. In realtà non è così. In realtà lui ha sempre detto: una donna di cui sono stato innamorato, ma sempre solo platonicamente. Poi c'è stato un periodo in cui anche ho avuto dei contatti con loro, però quella che interessa ricordare a me è l'amicizia col presidente, non tanto quello che riguarda il lavoro. Ma ti ha mai offerto di andare? Sì, ne abbiamo parlato, però quello è meno importante. Quindi la RAI vince sempre su tutto? Ma la RAI è stata una scelta di vita e non mi piace cambiare, non mi interessa. Faccio anche altre cose che non sono nella televisione, ma se faccio la televisione la faccio a casa mia, per me casa mia è la RAI. Viva la RAI! Allora, Samuele, che curiosità hai su Paola Ferrari? Sì, salve Paola. Allora, lei, io so che lei ha vissuto per un periodo di tempo nella Trump Tower, ovvero nella torre dove viveva l'ex presidente degli Stati Uniti d'America. Com'è stato? Cioè, lei l'ha mai incontrato per caso nell'ascensore oppure, non lo so, ha aperto la porta e si è trovata Trump davanti? Guarda, caro, mi hanno criticato tantissimo per questo, però io dico sempre la verità. Tu hai detto l'ex, magari anche il futuro presidente degli Stati Uniti d'America, chi lo sa? Allora sì, io l'ho conosciuto e con me è sempre stata una persona gentilissima. Cioè di rimpettaio era? No, il palazzo era suo, proprio di rimpettaio no, io stavo a un piano un po' più basso. Quindi tu stavi a un piano più basso. Però lui era proprietario di tutto l'immobile e ci tenne a farmelo vedere, a spiegarmi, dove gentilissimo. Poi un'altra volta lo incontrai a Mar a Lago, che è questo suo resort bellissimo, ero con mio figlio e mio marito, e mio figlio aveva tipo 12-13 anni, e c'erano dei tavoli, e lui lo prese sotto braccio, lo portò al suo tavolo e gli raccontò tutta la storia di questo posto. Ma che tipo è? È un tipo estremamente, era, perché sono passati un po' di anni, estremamente socievole, che ha voglia di farti vedere le cose, di spiegartele, non ci ha mai provato neanche lui con me. Forse perché lui piacciono molto altri. Ma perché lo specifichi? Berlusconi, perché? Poi Trump? Perché su Trump tutti dicono sono andata con Trump. No, Trump con me è stato simpatico, accogliente, gentile. Quindi quella era l'immagine che avevo io di Trump. Poi nel suo mandato devo dire che ha fatto delle cose anche che mi sono piaciute meno, dal punto di vista anche sulle donne e altre cose. Però per come l'ho conosciuto io, un gentleman. Ma tu che un ne sapevi? Un po' bizzarro, ma gentleman. Tutti informi, a differenza del conduttore che invece... Ma in America ci sono forti possibilità che possa tornare e sarà interessante andare a vedere, a seguire con le reti Rai, ovviamente quando ci saranno le primarie e tutto quello che riguarda la politica americana, perché lì è tutto da vedere, storia è una partita aperta da scrivere. Allora, Brigida.